Ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale. Secondo pronostico di questa giornata di campionato, si torna in Serie A dopo il derby. È andato bene a noi, su FIFA, è andato male a noi. Nella realtà ci si rifà con Napoli-Roma, dove il sondaggio, ragazzi, l'avete fatto vincere a Napoli. Seppur una squadra, ragazzi, sia seconda, una squadra sia tipo sesta, una squadra venga da una vittoria di 3-0, una squadra venga dalla vittoria di 2, dalla sconfitta di 2-0, con la SPAL, il divario tra due squadre non è così profondo. Non è assolutamente così profondo. Il Napoli è leggermente più forte, ma sappiamo che queste sono a volte cose che a FIFA non importano, purtroppo. Napoli-Roma, la Roma, ragazzi, la seconda volta che viene su FIFA 19, la prima fu protagonista del primo episodio su FIFA 19, era ancora la demo, dove utilizzando la Roma si perse 1-0 con Real Madrid, e poi sappiamo com'è finita a Madrid in realtà. Era Madrid-Roma, mi dispiace per i romanisti, anche perché, essendo milanista, e gli interisti sono gemellati con laziali, quindi ho molto più a cuore i romanisti che i laziali. Però, quando ha fatto gol Coutinho al 95esimo, assolutamente, non ci sono rimasto male per niente. Andiamo a sistemarci la formazione del Napoli, che è sempre la solita, da praticamente l'altro anno. Abbiamo uno Spina upgradato a 82 in porta. Male Rui, a me piace, io preferisco Goulam. Koulibaly, 87, buono. Albiol, upgradato a 85 da 84, 83. Isaia ha upgradato a 82, ma anche Malquit è upgradato a 78. Allan, Amsi e Zielinski, Insigne 90, Milik, però ci voglio Mertens e Kayekon. Chi ci portiamo in panchina? E vediamo, vediamo. Milik, Verde, ok, Fabian Ruiz, Diawara e Rog. Io porto Malquit al posto di Kirill. E basta. E Maximovic al posto di Diawara. Anzi, Diawara lo porto perché è un po' il che si della situazione, ovvero Diawara non è granché, però quando deve sfondare, ragazzi, Diawara ce l'ho nella carriera, perché ho la carriera con Napoli. Ho venduto diversi giocatori, ma Diawara, ragazzi, me lo sono tenuto, perché ha un'esplosione dentro di sé, Diawara, ragazzi, che sfiderei chiunque ad avere. Possiamo iniziare, saltiamo pure gli esercizi, che tanto tutte le volte non li prendo. Alle 20.30, alle 20.30, Pierluigi Pardo vi dà il benvenuto a questo match che può sarà Napoli-Roma. Emozioni e grande spettacolo con me, Stefano Nava. Stadio che dovrebbe ricordare il San Paolo, ma che secondo me manco ci si avvicina. Però, per una vera licenza, ragazzi, come stadio del Napoli è molto sufficiente. Proprio con lo scontro diretto fra queste due squadre. Punto, ci ho seccato, a Roma è sesta. Con tanti ottimi giocatori in grado di giocare. Il Milan ancora. È ancora decimo. In realtà è dodicesimo. Ma con la partita da recuperare, ragazzi, speriamo di salire. Lorenzo Insigne, secondo marcatore della Serie A, 6 gol dietro Piontek, ragazzi, che a parte con la Juventus, cioè, ha tanti gol, quante partite. Sta facendo meglio di Higuain, quando ruppe qualsiasi record nella sua ultima stagione a Napoli. E quindi, ragazzi, secondo me è un ottimo giocatore. Una cosa che non mi piace di FIFA sulla Serie A, a parte alcune facce tipo qua di Olsen che vanno assolutamente migliorate, è che la patch della Serie A, questa è quella vecchia, è ancora così, proprio sembra un stecchetto. Vabbè, poi ce ne parla. Ospina, Zaya, Albiol, Koulibaly, Goulam, Allan, Amsic, Zielinski, Kayekon, Mertens, Insigne, Milik, Verdi, Fabian Ruiz, Diawara, Rog, Malquit e Karnezis in panchina. Il trio ormai consolidato da quando si è andato Higuain
Insigne, Mertens, Kayakon, anche se Ancelotti molte volte preferisce far giocare Milik. La Roma, Olsen, Florenzi, Manuela, Spazio, Kolarov, De Rossi, Nzonzi, Under, Echaui, Pastore, Dzeko, Panchina, Perotti, Schick, Kluivert, Ristante, Marcano, Santon e Mirante. È più forte a FIFA Mirante di Olsen, però gioca al portiere della Svezia. E va bene così, ragazzi. Speriamo di divertirci e proviamo a vincere. Allan! Subito! Risponde Olsen al tiro di Allan. Napoli subito pericoloso, a parte adesso con queste rimesse laterali che proprio non comprendo. Dzeko, questo è gol. Traversa! E non ha neanche preso spina! Non ha neanche preso spina, ragazzi! Che fortuna, ragazzi, che ci ha voluto FIFA! Che bene che ci ha voluto FIFA! Ennesimo difensivo il Sharawi, che la mette a testa di un Der, che c'ha la testa probabilmente triangolare, la deve aver presa col vertice più alto. E gli regaliamo un'altra palla alla Roma. Gli regaliamo un'altra palla alla Roma su Rivio, perché non gliene abbiamo già regalate tante, no? Bisogna regalargli di più. Calculatore di Dzeko che è in area. Bravo Gulam. Attenzione a un Der, mette dentro, spina, deve uscire. Si ricomincia con una rimessa Rivedi al fondo, rivedi al fondo, rivedi al fondo. Per fortuna, per fortuna. Regaliamo un'altra palla. Oh, per fortuna non gli abbiamo regalato palla a questo punto. Pastore. Ancora Under. Chi lo prende? Amsic, nemmeno. Lo eviti il calcio d'angolo? Sì. E gli regali palla di nuovo alla Roma. Gli regali palla di nuovo alla Roma. Non è possibile. 4-5 disimpegni sbagliati e gli si regala palla anche su questo rinvio. FIFA, svegliati! Abbiamo tutto il Barcellona! E siamo Zonzi, in palla totale! Dzeko, Con la intervento Roma, tempestivo essendo il dell'azione Napoli! dell'intervento. Kayakon, Palla troppo forte, Insigne! deviazione Calcio pericolosa per il d'angolo! difensore Qualcuno che che si salva la palla. sveglia! Hai detto Qualcuno che si è poi tu ha svegliato! impegnato e Kayakon, sicuro verso l'istinto Albiol! Ottima parata di Olsen, ma del portiere. questi gol si sbagliano! Ma almeno la difesa c'è! C'è, l'attacco c'è! La Eric squadra c'è. Dzeko. Quando gli pare, perché Zielinski a fare l'ultimo difensore? Dove sono tutti Albiol. quanti? Insigne. Si è gettato coraggiosamente. A Insigne. Palla aperta per giro! Dzeko. Gol. E vedremo Prendi se l'Olsen! rialzarsi per continuare a colpire. Non credo la Roma sia finita qui. Mi aspetto una reazione del Insigne pubblico italiano. sblocca Vogliono farsi sentire Napoli-Roma forti. al Napoli ha 44esimo. trovato il gol Gol stile sotto Italia-Portogallo. termine della Forse più bello quello di Italia-Portogallo, intervento. ragazzi, ma Un gol tipo il terzo o pericoloso quarto per gol che Napoli, faccio con Insigne sicuro così, in carriera li e faccio solo instancabile. così. Ragazzi, che bordata, che bordata. Ma quanto è bello Lorenziello! Vantaggio Zonzi Napoli a giocare con il al Napoli adesso che deve 43esimo. gestire la situazione, sta La partita viene comunque sbloccata dallo avanti. Passi. Škrunic. Si giocherà ancora per 2 minuti. Agli allenatori è parso un recupero tutto sommato giusto, non si è perso troppo tempo. Zonzi. Pastore. Isai. Lancio fuori misura, palla recuperata senza problemi. E finisce qui il primo tempo. Roma che gioca il primo pallone di questo secondo Secondo tempo. tempo, ragazzi. Ma è un po' perso questo intervallo, per quello non ho detto Zonzi. niente. Però, ragazzi, potrebbero nascere già problemi Allan. dalla battuta del calcio d'inizio. Kayekon. Però la palla è per Kayakon, che vede Ancora Mertens, vuole intercetto. troppo, vuole troppo, Il vuole portiere troppo. più lontano Però che c'è può. Zielinski. No, Insigne. la palla era per Male Mertens. Caxi. Uffa, però c'è ancora Insigne. Insigne. Prova la conclusione No, ha fatto Insigne. la finta, perché? Non fa la finta. Gli avversari hanno preso le misure ed è necessario correre ai Poi ripari. dentro, Mertens, fuori Attenzione per Mertens. gioco. Non ha dubbi qui l'assistente. Fuori Fuori gioco, gioco che dovrebbe aver peccato. annullato. Ma ho già Tutti visto com'è protestano partito. all'arbitro e al suo Fuori gioco del collaboratore. Belga, possibile 2-0, negato. Vabbè. Penso che ci saranno altre occasioni per farlo, anche se scommetto che De adesso Rossi, la Pastore, Roma probabilmente potrà trarre Eric vantaggio da Dzeko, questa cosa e cercare Perotti.
il pareggio, cosa che secondo me troverà. Continua il tiki taka alla ricerca del momento giusto. Dzeko. Dzeko! Ho detto che adesso la Roma ci prova. E forse ci riesce. Leviamo Zielinski. Dentro Fabian Ruiz. Primo marcatore di Udinese Napoli. Con un numero 8. Che tra l'altro l'ho dato in prestito nella carriera. Vediamo come gioca. Ottimo. La palla ovviamente rimane lì. Zonzigo. Non mollano, non ci stanno a perdere, continuano a lottare su ogni pallone. Secondo tiro in porta della Roma, ragazzi, e primo gol. È sempre così, è sempre così. Segna Zonzi, cioè, guardate, guardate l'intelligenza della difesa. Zonzi al volo indisturbato. Hanno battuto benissimo il corner da sinistra, è un gol davvero voluto. Tiri in porta, tiri in porta, ragazzi. 4-2 per il Napoli, risultato di 1-1. E purtroppo è sempre così la situazione. Adesso andiamo su un'offensiva e non so, se mai più tardi si crea un po' di pressing. Ma nemmeno quello, perché abbiamo Isai che perde palla così a caso. A caso. Buona triangolazione. Kluivert. Palla forte, rasoterra. Oh, ma ti costa così tanto andarci sulla palla? Adesso si prende il 2-1. Adesso si prende il 2-1. Adesso si prende il 2-1. Poi no, rinvio corto te la levano. Rinvio lungo, guardate. Mertens è 1,20 m. E la Roma riparte. Il Napoli è su perché ho l'offensiva. E adesso la Roma sfonda con Pastore. Ci sta graziando, eh. Ci sta graziando. Lorenzo sul lato di destra, esce con i pugni, spina, vediamo di farglielo fare un'altra volta. Amsic. Alan, dentro, Kayekon, regolare, Kayekon! Non è neanche rigore questo! Non è neanche rigore questo! Non ho parole! Tifosi che protestano contro la mancata concessione. Non ho parole, ragazzi! De Rossi. Adesso si prende il gol della Roma! Adesso si prende il gol della Roma! Adesso si prende il gol della Roma! Ma com'è possibile? Deve entrare Milik. Non hai capito che deve entrare Milik? Che almeno di testa ci sa fare. Veramente non servirà a niente. Solo a regalare altre palle alla Roma. Ottimo, Alan, Fabian, Ruiz! Fabian Ruiz! 2-1! 2-1 al 79esimo, filtrante dentro Fabian Ruiz! Fulmine Olsen di sinistro, diagonale, 2-1 per il Napoli. Evviva Dio, evviva Dio! Ha concluso a botta sicura, era difficile. E bisogna arrivare a questi punti. C'è chi ha fatto anche peggio. Insigne e Kayekon ha fatto niente. Navadugaz. Là davanti e l'ha fatto. Fabian Ruiz, dopo che in sostanza stavamo per regalare 3-4 gol alla Roma, uno gliel'abbiamo regalato. Però la virtù della parte dei forti, no? Come si diceva. Non me lo ricordo. Adesso c'è da difendere. Perché non pensare che la Roma finisca senza entrare un'altra volta in area. Guarda, guarda come ha regalato palla all'Ann. E la riperdono di nuovo! Zonzi! Isai! Dentro! Mertens! Dris! Mertens! Dopo che gliel'hanno annullato, giustamente l'ha fatto. Dris Mertens! 3-1 l'89esimo game set match. Fine! 3-1 per il Napoli. Si porta a casa la 10ª giornata di Serie A. Posso anche fare tagliate a Varà per Amsic, che non è un problema. Questo era il Napoli che volevo vedere. Finalmente, finalmente. Un Napoli che si possa vedere.
Finalmente, finalmente. Dries Mertens, l'89esimo, mentre Diawara per Hamsik. Abbiamo esaurito i cambi perché abbiamo spostato Mertens sulla destra e messo Milik centrale che ha preso il posto di Kayakon. Abbiamo fatto tanti Diawara. Abbiamo fatto entrare Fabian Ruiz. Tenemo di recupero, anche se Roma fa 3-2, cosa che farebbe altrimenti girare le scatole. Non inciderebbe sul risultato perché fare 2 è quasi impossibile. Fabian. Allan. E ovviamente l'ha persa perché è recidiva la cosa. Fuori gioco di Mertens. Finirà qui la partita. C'è qualcosa di Milik, boh. Finirà qui Fazio che la manderà a lunga. Ultima opportunità. E non fischia. Fischia ora. Finisce 3-1 per il Napoli. Insigne. Poi nel mezzo Zonzi. Fabian e Mertens. Panno sentenza in questa 10ª giornata di campionato. E ragazzi, nuova partita, quel che ho capito, Renzo Insigne. Tettini un gol. Per questa squadra, grazie soprattutto ai suoi gol. Lo ha dimostrato anche oggi fornendo. E vediamo. Ti riporta 6-4 per Napoli, abbastanza meritato. Migliore in campo Allan, sì, con 8,5. Il peggio dei nostri, Diawara con 6. 7,1, Koulibaly. Mentre di là, il peggiore, 5,9 Under. Sì, 5,9 Under. Migliore Zonzi, 8,3. Oltre 6,3. Ha fatto qualche parata, ma niente di particolare. Ragazzi, ci vediamo domani. Speriamo con la Premier League. Credo ci sia il Tottenham. Adesso devo andare a controllare nel calendario. Fatto sta, ragazzi. Lasciate like, iscrivetevi come al solito, che per me è molto importante. Ci vediamo. E ci vediamo domani, come detto. E statevi bene, ragazzi. Bacione. Passate dal canale. Guardate quanti contenuti volete, che tanto è libero. Cioè, non è che dovete pagare per stare nel canale. Anzi, vi pago io se c'entrate. Ciao a tutti ragazzi, grazie della visione, alla prossima, bacione, ciao, come dice Borghese.